Bene, sono le ore 11, prendiamo la linea qui dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV, da Venezia in studio Massimo Bonella per le ultime notizie di questo fine settimana. Dunque, iniziamo subito con questo maltempo, un clima sempre più anomalo, perché appena piove c'è un salto di temperatura bestiale, cioè addirittura anche di 15 gradi. Pertanto, per fare un esempio, ieri nel nord-est d'Italia da circa 32-33 gradi siamo scesi a 15. Dunque, si chiama tempesta d'estate il cambio della situazione meteo causato dallo scontro di aria fresca da nord con quella calda lasciata da Ciclope. L'accesa instabilità colpirà parecchie regioni italiane con temporali violenti, grandinate e occasionali trombe d'aria. Le zone più colpite saranno il basso Piemonte, l'Emilia-Romagna, le basse pianure settentrionali, gran parte delle regioni centrali, Appennini, coste adriatiche e tirreniche e alcune zone del sud. I fenomeni dovrebbero durare, pensate, fino a venerdì. Quindi sicuramente niente vacanze al mare perché troverete, non dico l'inverno, ma poco ci manca. Cambiamo argomento. Il GIP di Milano, Antezza, ha concesso gli arresti domiciliari a Enrico Maltaro, l'imprenditore finito in carcere lo scorso 8 maggio, nell'inchiesta con al centro anche appalti dell'Expo. Secondo la difesa dell'imprenditore, la scarcerazione è stata disposta anche a seguito di ulteriori riscontri investigativi forniti da Maltaro. Veniamo ad una notizia che sta emergendo sempre di più in primo piano, una notizia che è in corso. 40 immigrati sono dispersi in mare dopo il naufragio di due gommoni a circa 40 miglia a nord delle coste libiche. Lo riferisce il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini. 10 i corpi senza vita ritrovati. Il primo intervento di soccorso è stato effettuato da nave Dattilo della Capitaneria di Porto, che ha recuperato 89 naufraghi e a 117 miglia dalle Pelagie, un uomo solo. Secondo le loro testimonianze, i due gommoni si sono rovesciati dopo un violento nubifragio. Molto probabilmente ci sono state anche forti raffiche di vento. Stamattina è arrivata a Palermo la nave Etna con 767 migranti accolti nelle ultime operazioni. C'erano anche i corpi degli ultimi 10 naufraghi morti. Stati Uniti. Gli Stati Uniti lanciano un segnale d'allarme per tentare di salvare gli oceani in pericolo per il riscaldamento climatico, l'inquinamento e l'ipersfruttamento delle riserve di pesca. Il segretario di Stato John Kerry ospiterà domani e dopodomani al Dipartimento una conferenza senza precedenti perché riunisce capi di Stato e di governo e ministri di 80 paesi, esperti internazionali in materia di protezione degli spazi marini e alcuni industriali. Veniamo a questi mondiali di calcio. Violenti scontri il 12 giugno tra polizia e manifestanti a San Paolo prima della partita inaugurale del mondiale Brasile-Croazia. La polizia militare ha fatto uso di gas lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere un centinaio di persone che manifestavano contro la Coppa del Mondo e tentavano di raggiungere lo stadio Itaquerao, dove si gioca la partita la sera del 12 giugno. Almeno tre manifestanti sono stati arrestati e una decina di feriti. Sono rimaste ferite anche due giornaliste della televisione internazionale CNN e poi anche un operatore di una TV regionale. Senza diritti, niente mondiali, hanno intonato i manifestanti bloccati dagli agenti sulla arteria che conduce allo stadio. La FIFA è terrorista, si leggeva su un cartello. Elicotteri della polizia militare sorvolano la zona degli scontri. Ecco, lo ricordiamo che questi brasiliani stanno semplicemente difendendo i propri diritti. Abbiamo visto a tale proposito delle immagini
anche sulle televisioni nazionali davvero drammatiche, dove questi cittadini venivano aggrediti proprio dalla polizia in modo davvero brutale. Ricordiamo ancora una volta che stanno difendendo i propri diritti che sono stati calpestati e quindi il mondiale si sta svolgendo in questo clima. Dunque, vediamo se abbiamo una notizia dell'ultima ora. Sì, Milano, una donna di 48 anni e i suoi due bambini di 4 e 20 mesi sono stati trovati uccisi la scorsa notte in un'abitazione a Motta Visconti, in provincia di Milano. A fare la tragica scoperta è stato il marito al ritorno dalla partita. L'uomo al momento si trova in caserma dei carabinieri. Dunque, vediamo adesso la homepage della nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. Abbiamo naturalmente il richiamo di questo notiziario, Ecomondo 2000, che va in onda ogni domenica mattina. Si riassume un po', vengono riassunte un po' le ultime notizie più importanti del fine settimana con qualche ultima, diciamo così, dell'ultimo momento. Poi abbiamo a seguire il punto di Giulietto Chiesa, ci dà le ultime notizie su quello che sta succedendo in Ucraina, ci sono notizie non belle. Poi il settimanale Pianeta Oggi Report, difesa del territorio e contratto di fiume, interviste ed immagini con le associazioni del veneziano per la tutela dei corsi d'acqua e la storia anche del territorio veneziano. C'è una collaborazione esterna, che lo ricordiamo, di Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Legati di Faro Rovento, che lui ci ha proprio fatto raggiungere tutte le associazioni che aderiscono al contratto di fiume, associazioni qui del veneziano, come ad esempio Amico Albero, il Caiccio e così altre ancora, che praticamente sono per la difesa del territorio, la tutela del territorio mestrino e veneziano insieme. Dunque, c'è poi un articolo, Papa Francesco manda all'inferno corrotti, schiavisti e fabbricatori di armi. Molto interessante questo articolo da leggere. Poi una notizia locale proveniente da Sartiano, dell'Utri estradato dal Libano, destinazione carcere di Rebibbia, un articolo di antimafia. A seguire gli altri telegiornali di Pandora TV RT, che c'è questa collaborazione, ricordo, tra Pandora TV online di Roma e la televisione intercontinentale Russian Today. Quindi potete vedere questi notiziari qui su Pianeta Oggi TV tradotti in lingua italiana. E poi abbiamo il settimanale dei nostri colleghi di Radio Gubbio, dal titolo programma radiofonico, scusate, dal titolo Segnali di vita, che va in onda su Radio Gubbio, che è il programma che è curato da Francesca Panfili. Dunque, possiamo ricordare anche il nostro settimanale, che è come dire, un facsimile di questo, che va in onda ogni mercoledì sera su Self Web Network a partire dalle 18:30, condotto in studio a Bari da Ugo Lombardi e Antonella Intanoglio. Poi ci saranno le ultime notizie della giornata da parte del sottoscritto con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, la regia centrale come sempre Rosario Moreno. È tutto dunque per Ecomondo 2000 di oggi, ma c'è una notizia ancora ultima che mi arriva proprio in questo momento sul monitor. Dunque è stata avvertita una scossa di terremoto tra Umbria e Lazio, intensità 3,4. Al momento non abbiamo altre informazioni. È tutto dunque per queste notizie della domenica mattina di Comando 2000. In studio a Pianeta Oggi TV Massimo Bonella, in regia centrale Rosario Moreno che saluto. Buon proseguimento con le nostre programmazioni della rete. A presto.